Ah, benvenuti, ben ritrovati quest'oggi dallo stadio Cosimo Puttili di Barletta con il nuovo mister dell'Under 15, Nicolà Piccolo. Nicolà, per te è una vera e propria riconferma quest'anno con il Barletta, visto che lo scorso anno eri in carica come secondo allenatore nell'Under 19, quest'anno invece sei primo in carica per quanto riguarda l'Under 15. Quali sono le tue sensazioni e come hai trovato l'ambiente quest'anno? Allora, innanzitutto ringrazio chi ha voluto fortemente la mia presenza all'Under 15, perché dopo gli anni passati, avendo fatto sempre il secondo, quindi mi porto dietro una buona base, una buona esperienza, perché ho lavorato con dei colleghi che erano veramente preparati. Quindi, diciamo, porto all'Under 15 qualcosa di nuovo. A me piace tanto lavorare con i ragazzi. Io ho iniziato con le scuole calcio, quindi per me è una nuova esperienza come allenatore in prima squadra, però credo di aver fatto una buona scelta, perché comunque dietro avevo delle proposte, però ho dato priorità al Barletta, come dicevo già in precedenza, perché per me è la prima scelta al Barletta. Ecco, adesso si è prefissato già degli obiettivi, quali sono, anche se ha già potuto già guardare, oggi siamo ad un Under 15, Under 17 del settore giovanile, si è già potuto visionare qualche ragazzo, se ha qualche idea in mente. Allora, purtroppo dalla nostra parte abbiamo questa nuova realtà, il settore giovanile del Barletta, quindi molti ragazzi sicuramente sono legati a questa maglia, a questi colori, e si presenteranno in tanti. Noi molto probabilmente avremo anche difficoltà a scegliere quelli che saranno i migliori, però noi ci portiamo dietro un ottimo bagaglio di ragazzi. Voi avete già visto sia l'Under 19, l'Under 17 e anche con l'Under 15 ci sono dei buoni prospetti dove comunque si può fare un buon lavoro. Però se dovesse venire qualcuno che alza l'asticella del nostro settore giovanile, ben venga, e quindi siamo lì pronti ad accoglierli. Ecco, lei insieme alla società si è posto un obiettivo con l'Under 15. Allora, obiettivi, il settore giovanile, diciamo, è un po' così, non è bello Come crescita? come crescita, perfetto. Io preferisco preparare i ragazzi per le squadre successive, quelle che saranno magari il prossimo anno Under 17, perché no anche Under 19. Quindi io voglio fare un lavoro concentrato proprio sulla crescita del ragazzo, migliorarlo sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto tattico. Poi, se vengono anche i risultati, ben venga. Ovviamente lei è anche supportato da una buona società alle spalle, visto che comunque ci sono state, oltre alla sua riconferma, tante altre riconferme in società, quindi ritrova tanti volti già visti in passato e soprattutto nella scorsa stagione. Questo è un gran bene per lei comunque, Sì, per il io prossimo. credo che il Barletta da settore giovanile, con la nuova organizzazione di Giuseppe Lamanna e Antonio Di Benedetto, credo che oltre a formare un settore giovanile si è formata una vera famiglia. Quindi il fatto della riconferma viene soprattutto da quello che è stato fatto in precedenza. E sicuramente volti nuovi ce ne sono pochi. Questo sta a significare che comunque abbiamo lavorato bene e abbiamo fiducia dall'alto. Bene, ringraziamo il nuovo mister dell'Under 15 Nicolà Piccolo per questa intervista. Grazie.